Yeah. Parentesi dedicata al calcio 5 qui a un caffè fuori campo per questa prima puntata del mese di marzo, e quest'oggi abbiamo deciso di celebrare la vittoria di una squadra piemontese, del Carmagnola, che ha vinto matematicamente il campionato di Serie B proiettandosi verso la A2. E ospiti di oggi sono Bruno Mastrogiacomo, portiere del Carmagnola, Francesco Giuliano di Verzuolo, quindi cuneese. Noi abbiamo approfittato di questa cosa per inserire anche il Carmagnola, nonostante non sia una squadra della provincia di Cuneo. Vittoria matematica che è arrivata sabato contro il Prato, che tra l'altro è la vostra avversaria diretta in quel momento, seconda posizione. Avete vinto e vi siete praticamente qualificati per la Serie 2 al prossimo anno. Io partirei con Francesco Giuliano, una lunga avventura che noi abbiamo anche avuto piacere di seguire durante questa stagione. Avete anticipato la festa già nel derby contro il Castellamonte e poi è arrivata la vittoria matematica del campionato. Raccontaci innanzitutto la partita di sabato, le sensazioni anche del palazzetto pieno, del grande tifo. Sì. Diciamo che sabato abbiamo fatto una buona gara contro un avversario decisamente preparato, come dicevi tu erano secondi in classifica, nonostante i punti di differenza fossero 13, loro sono venuti su in formazione comunque rimaneggiata, noi eravamo tanto carichi e avevamo tanta voglia di vincere, non potevamo sbagliare perché volevamo far festa di fronte al nostro pubblico. E perché adesso puntiamo alla Coppa Italia, vincendo con 4 giornate di anticipo, questo ci permetterà di concentrarci sulla partita a Jesolo, che affronteremo martedì prossimo, il 12, partiremo lunedì per andare a Jesolo. E, quindi sì, ci tenevamo tanto a fare bene perché i presidenti avevano organizzato tutta la festa di fronte a tantissimi tifosi, la cornice pubblica era fantastica, penso fossero 700 persone in tutto il palazzetto, veramente gremito. E, posso dire che vabbè, siamo partiti un attimo contratti perché comunque la squadra era un briciolo tesa. Poi però abbiamo sbloccato il risultato, abbiamo finito la prima frazione avanti 2-1 nonostante ci fossimo portati sul 2-0 e il secondo tempo è stato un monologo, abbiamo avuto tutto il tempo di divertirci, di far giocare i ragazzi. Io posso dire che porterò sempre nel cuore quando 30 secondi alla fine gli avversari hanno smesso di correre di giocare, hanno iniziato ad applaudire, e i tifosi hanno iniziato a cantare tutti in piedi per questa squadra. E il palazzetto era tutto in piedi con le nostre maglie che celebravano appunto la promozione in A2 ed erano tutti in piedi ad applaudirci, avversari e mister avversari, tutti i nostri tifosi. Beh, quello è stato un momento che non dimenticherò mai. Una vittoria che comunque è stata costruita durante un anno pieno di lavoro, perché il vostro mister Gomez è a sentire dire gli addetti ai lavori e anche i giocatori un allenatore molto puntiglioso, un allenatore molto preparato che fa lavorare molto. C'è stato un cambio di rotta notevole dall'anno scorso quando avevi Gotta al CLD, non tanto quanto bravura, sicuramente tecnico preparato anche lui, ma quanto di metodologia di lavoro. Quanto è pesato questo cambio di preparazione? Beh, io penso che sia pesato tanto, come dicevi tu, Gotte è sicuramente un tecnico preparato, non sta a me dirlo, non sono io che lo devo presentare, però con Gomes sono veramente cambiate tante cose, lui fa questo come prima professione, Pier Gotta no, non lo faceva come lavoro principale. E lui vive di questo sport qua e quindi in campo un professionista, cioè con lui non si scherza, tant'è che quest'anno io mi sono trasferito a Carmagnola, mi allenavo mattina e pomeriggio, tutti i giorni mattina e pomeriggio abbiamo fatto, penso facessimo 6, 7, 8 allenamenti a settimana,
E quindi tanto lavoro, è normale che sia premiato e penso che sia anche giusto così. Lui ha dato un'impostazione nuova, un'impronta nuova a tutta la squadra, non era facile perché eravamo un gruppo che giocava Bruno e il mister ad Aosta e tutti i ragazzi nuovi, siamo rimasti dallo scorso anno io, Caddo, Cucinotta e basta. E Sfriso, sì, non posso dimenticarlo, Younes. Però diciamo che il gruppo era totalmente nuovo e doveva cementarsi dalle basi. Lui è stato strepitoso, soprattutto nel primo mese, a farci capire che comandava lui e basta. Per poi aprirsi ovviamente al dialogo con noi e con i giocatori più esperti della squadra, ma inizialmente ha voluto dare un'impronta tutta sua ed un carattere alla squadra. Ci è riuscito bene, ma parlano i risultati per Gomez, cioè stiamo parlando di un professionista appunto che ha vinto penso 2-3 Serie B ad Aosta, Scudetti Under 18, Under 21, è bravissimo a lavorare con i giovani, quindi davvero mi ha impressionato in ogni singolo dettaglio, nella cura dei particolari. Mi ha impressionato quando ha allenato i bambini, perché ci tengo a ricordare che il CLD è una scuola calcio con più di 40 bambini, e quando è venuto lui a fare gli allenamenti io sono rimasto davvero, davvero impressionato. Una preparazione tale che è difficile anche solo provare a spiegarla. Quindi fondamentalmente io penso che questa vittoria sia figlia del tanto lavoro svolto quest'anno e dei tanti sacrifici fatti durante tutto l'anno, e la raccogliamo con un largo anticipo, ma penso che sia stata veramente sudata, nessuno ci abbia regalato nulla. Sì, tra l'altro per far capire che tipo di personaggio è Gomez, fuori onda ci hai detto che per festeggiare questa vittoria ha fatto fare qualche chilometrata di corsa per tenervi in allenamento, quindi fa capire giustamente che professionista sia. Tra l'altro numeri impressionanti vostri, vi siete il miglior attacco e la miglior difesa, no? Proprio nettamente rispetto alle altre. Mi sembra. Quindi una differenza reti incredibile, e come stai dicendo te, pochissimi gol subiti, e noi qua abbiamo il vostro portiere, quindi è giusto passare a Mastro Giacomo. Tu sei un fedelissimo di Gomez, sei arrivato con lui, raccontaci un po' com'è stata questa annata in questo ambiente nuovo e com'è stata questa esperienza, questa annata. Anche tu hai una posizione privilegiata, diciamo, per vedere come vanno le partite dalla porta. No, diciamo che quando sono arrivato qua tutta la società, i compagni mi hanno ricevuto le porte aperte, no? E qua abbiamo fatto proprio una famiglia, diciamo che uno rispetta l'altro, magari c'è qualcosa in allenamento, ma lì ne è riuscito a fare un gruppo impressionante. Diciamo che in quasi 6 mesi non abbiamo litigato praticamente mai, magari una volta o un'altra in allenamento, ma era sempre deciso lì, finiva sempre lì. Diciamo che è stato sempre un lavoro suo e anche della società. Io sono molto contento di avere una società così, di lavorare ancora molto con Lino Gomez, perché lui fa un gruppo così, è tutto sul lavoro suo, e diciamo che ha fatto la differenza questo lavoro, anche il gruppo, perché secondo me quello che ha fatto la differenza proprio è stato il gruppo. Non è come magari una squadra che hai un giocatore che fa 40 gol a stagione, no, noi abbiamo il gruppo che ha fatto la differenza, tanto che vai a vedere che praticamente tutti i giocatori hanno segnato, e hanno segnato tutti più o meno gli stessi gol, tipo magari uno ha fatto 16, l'altro ha fatto 15, l'altro ha fatto 13, e alla fine non c'è uno che fa la differenza, e quindi il gruppo, no? Secondo me questo è stato il punto più importante. Scusami. Tu che lo conosci bene, qual è il segreto di questo allenatore? Cioè, c'è un punto di forza che dici ci azzeccherà sempre perché ha questa metodologia di lavoro, ha questo modo di comportarsi con i giocatori? Secondo me è il suo lavoro, no? Perché tutti i martedì c'è video, diciamo che già per preparare la prossima partita, quindi magari arriviamo nella partita di sabato che sappiamo tutto che l'altra squadra fa, cioè tipo un calcio d'angolo, schema di laterale, schema di punizione, noi sappiamo tutto, quindi magari abbiamo fatto tanti gol
chi magari era un calcio d'angolo loro, che noi abbiamo anticipato un passaggio e abbiamo fatto gol in contropiedi. Quindi secondo me questo sarà una cosa importante e fondamentale, perché lui studia tanto, non è solo il lavoro dentro campo, perché lui magari quando finisce l'allenamento vai a fare video, vai a fare lo scout. Allora secondo me c'è tanto lavoro anche fuori campo, quindi secondo me questo è la... E poi lui lavora 24 ore lì, pensa quello, e secondo me questo è il punto. Parlavamo appunto che tutti hanno fatto gol, anche te l'hai fatto, perché quando, come tutte le squadre, hanno un portiere che indossa il pettorino e fa portiere in movimento, voi no, voi avete il portiere che fa anche il portiere in movimento. Quindi non solo mani dorate ma anche piedini educati. E cosa, perché è una metodologia un po' particolare quella dei portieri in movimento, che chi guarda il calcio a 11 fatica a concepire appieno. Per un portiere cosa cambia nei movimenti di una squadra fare portiere in movimento rispetto a stare in porta? Cambierà sicuramente tanto, ma quali sono le principali differenze di questa metodologia, di questo schema, di questo modo di giocare? Diciamo che è sempre difficile, no? Perché è sempre un rischio, perché la porta è sempre è vuota, no? Tipo non c'è nessuno. Ma io dico una cosa, che è sempre allenamenti, perché se la squadra non è ben organizzata, ben allenata, sai dove andare, sai dove mettere il pallone, sai dove e quando e deve o no rischiare, perché noi ogni tanto facciamo anche portiere di movimento come stiamo vincendo oppure pareggiando. Quindi è tutto un allenamento, è tutta un'organizzazione tattica di sapere quando rischiare, di sapere dove mettere il passaggio, dove è meglio imbucare una palla. Quindi secondo me non è solo il portiere, ovvio che magari è anche più facile fare con il portiere perché magari è già più abituato a rientrare in porta più veloci, se magari c'è un contropiede magari sei già abituato a non parare, quindi è anche più facile. Ma secondo me è tutto un allenamento. Io quando sono arrivato qua in Italia con Lino Gomez avevo il tiro molto forte ma non avevo tanto il passaggio, quindi ho lavorato tanto su di questo con lui e mi sono migliorato tanto anche quello di come passaggi, il lancio, queste cose mi ha fatto anche fare un salto di qualità. Ecco, tornando a Francesco, c'è stato un momento della stagione in cui hai pensato possiamo vincere? Pare che avete vinto quasi tutte le partite, avete fatto 2 pareggi, no? Sul totale, quindi diciamo che penso sia stata una cosa progressiva, però magari c'è stata una vittoria in particolare che ti ha fatto capire che poteva essere l'anno buono. E poi una piccola cosa anche più personale, i tuoi colleghi di Spazio 5 dopo la vittoria col Castellamonte, tra l'altro colleghi che salutiamo e che ringraziamo per il loro lavoro molto ben fatto, devo dire, hai fatto una dedica particolare per questa promozione, non era ancora arrivata però era praticamente arrivata, se vuoi ricordarla anche agli spettatori di Idea Web TV, perché era una cosa molto sentita da parte tua. Sì, ci tenevo e ci tengo a ribadirlo, ti ringrazio. Allora, rispondendo alla prima domanda, io penso che la prima volta che ho pensato davvero noi possiamo vincerlo sia stata col Castellamonte, il derby in casa. Era molto presto, però perdevamo 3-0 primo tempo, ci siamo guardati in faccia negli spogliatoi e abbiamo detto noi sappiamo che possiamo vincere questa partita, abbiamo rischiato tanto facendo tutto il secondo tempo con portiere in movimento. E abbiamo ribaltato con il ritmo e con l'intensità quel risultato, vincendo 4-3 negli ultimi minuti con un pizzico di fortuna. Lì è stata la prima volta, ma come ti ho detto era molto presto. Penso che la conferma ultima ce l'ho avuta a Grosseto, che era fine girone d'andata, quando noi primi, Grosseto secondi, squadra davvero attrezzata, piena di italo-brasiliano bravi, organizzati, salendo anche loro tutti i giorni, penso. Mister preparato, siamo andati a giocare in casa loro su un campo difficile, 20x40, superficie abbastanza lenta, e abbiamo vinto 4-1 senza mai rischiare. Sul 3-0 per noi abbiamo iniziato a giocare col portiere in movimento, quindi per una squadra che va a giocare così fuori casa è indice di tanta tanta personalità, quindi lì penso di aver pensato sì, può essere l'anno buono. Per quanto riguarda sì, la dedica fatta a Spazio 5,
al mio capitano Cucinotta, che come dicevo, vabbè, adesso è tutto bello perché abbiamo vinto, quindi è molto facile fare queste dediche, ma io ci tengo a ricordarlo perché in questi 2 anni ho avuto dei momenti difficili. Beh, sinceramente quest'anno un po' di meno perché abbiamo vinto sempre, però l'altro anno capitava di stare fuori più spesso, di giocare meno, di perdere comunque partite brutte, e quindi devo ringraziarlo perché lui c'è veramente sempre stato, e ogni allenamento in cui potevo essere triste, nervoso, essere un po' in crisi, lui veniva lì, aveva 2 parole di conforto, una pacca sulla spalla, e lui veramente è il mio capitano, non smetterò mai di ringraziarlo. Diciamo che tutte vittorie, 2 pareggi, proprio per celebrare al massimo questa clamorosa escalation, che forse, da come abbiamo sentito anche tu in altre tue interviste, non ti aspettavi particolarmente. Hai detto spesso che non foste la squadra più forte a inizio campionato, lo siete probabilmente diventata. Chiaramente grazie al lavoro di Gomez, ma in voi qual è stata la scintilla che, a parte, perché sì, la partita col Castellammonte in casa che hai detto prima è stato forse lo switch in campo, ma in allenamento vi guardavate in faccia inizio anno e vi dicevate ma siamo la squadra più forte, vinciamo noi, no vince questo, no vince l'altro, e come è cambiata la vostra motivazione di giorno in giorno? Perché allenarsi tutti i giorni vuol dire anche non prendersi schiaffi tutti i giorni, quindi è una cosa comunque da tenere in considerazione anche questa. Beh, è inevitabile che qualche momento di tensione ci sia stato. È stato bravo Lino Gomes a tenerlo subito sotto controllo e a sedarlo immediatamente. A inizio anno io devo essere sincero, mi guardavo in faccia con i miei compagni e non pensavo, ma nemmeno lontanamente, che potessimo ma non arrivare a questo risultato, ma molto meno, nel senso che c'era molto margine di miglioramento attraverso il lavoro, e soprattutto tutti noi sapevamo come lavora Gomes. Però non abbiamo davvero mai pensato di essere la squadra più forte, la squadra da battere. Abbiamo acquisito consapevolezza partita dopo partita, sì, senza che ci fosse una vera scintilla, se non, come ho detto prima e ripeto, quella partita di Castellammonte in cui abbiamo dimostrato di essere maturi, perché quella vittoria ci ha dato veramente consapevolezza e maturità. E io penso che comunque il merito sia ancora una volta in gran parte del mister, quando dopo ogni vittoria, dopo ogni risultato buono, ogni vittoria difficile, arrivava il martedì mattina o il martedì mattina, già a 1000 negli allenamenti, senza scherzare mai, già a 1000 per la settimana dopo, senza mai darci tregua. Come diceva Edo prima, noi abbiamo vinto il campionato, abbiamo festeggiato e tanto sabato, però lunedì 4 km in pista, perché adesso c'è la Coppa Italia, e questa mattina ci ha ricordato che in questo sport qua non si può mai sbagliare, nel senso che ora i tifosi sono tutti là che cantano i nostri nomi. Però qualora dovessero arrivare magari 2 sconfitte, momenti difficili, sicuramente sarebbero lì pronti a criticarci, ed è giusto che sia così. Questo sport qua è così e deve essere così, per farci capire quanto bisogna essere sempre sul pezzo e sempre concentrati e non mollare mai l'attenzione, mai far calare la concentrazione, per poter arrivare a risultati costantemente, perché penso che questo abbia fatto la differenza negli 8 anni di Gomes ad Aosta, in cui ha vinto tanto e ha vinto al primo tentativo a Carmagnola. Penso che sia davvero un'impresa, perché poi ci tengo a sottolineare i numeri come motivo d'orgoglio e di vanto per questa bellissima stagione, perché tutte vittorie, 2 pareggi, 89 gol fatti, come dicevo prima, 24 subiti, che in 18 partite sono davvero pochi a calcio 5, ma davvero davvero pochi, considerato che ne abbiamo subiti praticamente 12-13 nei derby, penso. Quindi se andiamo a distribuirli nelle altre partite la media è spaventosa. Io penso che appunto, poi vorrei aggiungere che
dovessimo vincere le quattro partite che rimangono, che comunque è molto difficile, sarebbe record italiano di sempre in un girone a 12 squadre. Quindi sono comunque numeri notevoli e io non mi stancherò mai di ripetere, sicuramente c'era inizio anno qualche qualità individuale, ma che è emersa alla grandissima attraverso il lavoro e solo ed esclusivamente attraverso tanto lavoro, costanza, impegno, concentrazione negli allenamenti. Perché gli allenamenti non solo sono tanti, ma i più vecchi di noi, che sono Cucinotta, Caddeo, Sfriso, Younes, ne fanno tre la sera. Però quello che fa la differenza è come si vengono ad allenare questi ragazzi, che Cucinotta ad esempio ha vinto tanto e viene ad allenarci con un'umiltà, un impegno, una costanza, una concentrazione strepitosa, così come Caddeo, così come Sfriso, che ha quasi 40 anni e viene a fare continuamente allenamento differenziato di portieri e magari sta fuori il sabato e continua a venirsi a allenare più di prima. Sono veramente dei ragazzi strepitosi e dei professionisti dentro e fuori dal campo, quindi penso che la testa, la concentrazione, la voglia, l'intensità, tutto questo abbia fatto la differenza. Domanda per tutti e due, perché è una domanda generica. Cosa consigliate a magari i più piccoli, ai giovani, o magari anche a quelli meno giovani che vogliono intraprendere a livello amatoriale una piccola carriera calcio a 5? Ecco, ve lo chiede uno che arriva da una scoppola di 19-2 nell'Absolute 5 della cintura di Torino, campionato amatoriale. E c'è qualcosa, una certa applicazione del lavoro, qualcosa, qualche consiglio da dare a chi vuole avviarsi a questo sport, e comunque rispetto al calcio a 11 qui in Italia è meno seguito? No, è una domanda difficile, è molto difficile, perché secondo me, secondo quello che è il mio parere, qua in Italia è sbagliata totalmente l'impostazione a partire dalle basi, nel senso che io vedo in Spagna, o già solo il modello brasiliano, comunque mi spiegava lui che loro fino a 14-15 anni giocano a 5 e a 11 e poi da lì ognuno sceglie la propria strada. Però penso che giocare a 5 per i ragazzini fino a una certa età sia fondamentale, perché si imparano certi movimenti e si assume una padronanza di tattica individuale davvero non indifferente, che io ho scoperto tardi. Io ho fatto il processo inverso, ho giocato prima a 11 e poi a 5. In realtà secondo me il passaggio dovrebbe essere totalmente l'opposto. E io penso che i risultati che sta ottenendo il Barcellona, per fare un esempio, a livello europeo, o comunque tante squadre brasiliane che fanno emergere tanti talenti, siano il figlio di un'impostazione corretta, cioè di far giocare questi ragazzi ad entrambi gli sport. E poi ognuno dovrebbe prendere la strada più adeguata. Non per niente sbucano fenomeni dal Sud America continuamente e in Spagna pure, perché in Spagna stanno adottando questo metodo copiandolo dal Sud America. Ma perché? Perché i ragazzini vanno a giocare su una superficie piatta dove il rimbalzo del pallone è regolare e riescono a sviluppare delle capacità tecniche notevoli, cosa che magari su campi in terra disastrosi che abbiamo qua, penso sia in provincia di Cuneo che in tutta Italia, è molto più difficile. Quindi è un pochettino complicato rispondere alla tua domanda. Penso che per chi vuole avvicinarsi a questo sport non ci siano veri e propri consigli, se non fondamentalmente tanta voglia di divertirsi, soprattutto se fatto a livello amatoriale. Perché quando poi questo diventa professionismo, semiprofessionismo, chiamiamolo come vogliamo, subentrano davvero tante altre cose che poi così più divertenti non sono in realtà, no? Cioè a chi piace, a chi ama questo sport sicuramente non pesano, cioè lo fa ben volentieri ed è come. Però chi lo vuol fare come passatempo andrebbe incontro a problematiche non indifferenti, penso. Secondo me, come ha detto lui, no? Perché in Brasile succede che tutti iniziano a calcio a 5, poi arriva più o meno a un certo punto che facciamo tutte e due,
e poi a 15-16 anni inizia a scegliere, magari uno va a calcio a 11, poi l'altro va a calcio a 5. Diciamo che è questo, perché vediamo tanti esempi lì a calcio a 11, tipo Ronaldo, Ronaldinho, Messi, Neymar, che io ho avuto la possibilità di giocarsi insieme a calcio a 5 quando giocavo lì a Santos. Sono tutti giocatori che hanno iniziato a calcio a 5 e poi piano piano hanno iniziato a giocare a 11 e poi a scegliere, hanno scelto il calcio a 11 e sono diventati professionisti. Ovvio che non solo qua in Italia, ma come in tutto il mondo il calcio è molto più, tipo, è molto più valorizzato, no? Diciamo, perché ci sono più sponsor, c'è più la TV, diciamo che è un sport olimpico, anche che anche questo secondo me fa la differenza, perché il calcetto finché non diventa olimpico era una situazione un po' difficile, ma come ha detto lui, se uno ha voglia di imparare e di crescere, secondo me, soprattutto tecnicamente, il calcetto è molto importante, perché secondo me è molto più facile un giocatore di calcetto andare a giocare un calcio a 11 che in contrario, perché se uno è abituato a giocare a calcio a 11 vai a calcetto è una situazione molto complicata e molto difficile. Hai nominato prima il Santos, che tu arrivi da lì e hai giocato a calcio a 5 con Neymar. Cambiamo un attimino la palcoscenico, parliamo un attimino dei brasiliani. In Italia si è costruito questa idea che i brasiliani siano comunque il paese dove si costruisce maggiormente un campioncino. Secondo te è proprio così, oppure c'è anche il mito dello straniero, nel senso che se io posso chiamarmi Rubiolo, mi chiamassi Rubiolinho, magari avrei giocato 30, 40, forse anche 50, chi li fa, in un'altra magari categoria, non lo so. Io poi mi vengo in mente che vai a prendere un sudamericano tipo Schelotto, cioè, e dici no, non ce n'è uno in Serie B che vale come Schelotto, in Serie C forse ha fatto un gol nel derby, non è che ha fatto vincere il campionato. Comunque, la domanda è questa: secondo te c'è un po' il mito dello straniero, oppure c'è proprio una impostazione diversa? Diciamo che escono tanti giocatori, soprattutto brasiliani, che hanno delle qualità, no? Ma diciamo che secondo me anche qua in Italia, perché ho visto dei giocatori anche Del Piero, Totti, no, che sono giocatori fenomenali. Ma diciamo che anche per essere un paese molto più grande che il Brasile, secondo me è anche più facile di uscire i giocatori, ma secondo me tanti giocatori brasiliani fanno fatica a giocare qua, perché sulla parte tattica noi siamo molto indietro. Noi infatti abbiamo perso questi due mondiali per quello, perché magari avevamo il giocatore fenomenale, ma la parte tattica abbiamo visto che l'Italia nel 2006 ha fatto un mondiale pavoloso e ha vinto. Il Brasile aveva una squadra che c'era Kaká in forma, Ronaldo in forma, Ronaldinho in forma, Adriano in forma, e alla fine non ha vinto. È così. Uno dei pochi anni che era in forma, diciamo. No? Sì, poi io da juventino mi ricordo a Tirson e Felipe Melo, quindi dico, vabbè, ci sono anche brasiliani meno forti, soprattutto a Tirson. E, tornando a Francesco, tu ovviamente sei cunese perché sei di Verzuolo, e nella Serie B c'è il Bra, che sta passando un brutto periodo, in calo, adesso rischia di perdere anche il treno playoff, perché il Castellamonte è lì a un passo, non vince mi sembra da 5 partite, mi sembra. E quindi, nonostante un ottimo campionato, adesso sta rischiando, anche se comunque era neopromossa, quindi un campionato di tutto rispetto, sta rischiando di non andare ai playoff. Tu come hai visto il Bra, che è una formazione che comunque vi ha messo in difficoltà, mi sembra, nelle due partite, ha conquistato anche un pareggio, mi sembra, nel derby di ritorno, quindi ha messo in difficoltà. E poi, per quanto riguarda le altre cunesi, se hai avuto modo di seguire quelle in C1, in C2, mi viene in mente il Gembusca Fossano e il Time Warp di Cavalier Maggiore, che stanno facendo molto bene, soprattutto il Gembusca ha ottime possibilità di salire in C1.
Sì, allora, per quanto riguarda Bra, posso dire che ho avuto la fortuna di parlare mezz'oretta fa con Licciardi e gli ho chiesto un po' di questa situazione. E allora, loro sicuramente stanno facendo una grande stagione. Hanno un quintetto davvero competitivo. L'unico problema può essere che siano un pochettino pochi, abbiano la panchina un attimo corta, però il quintetto è davvero di spessore. Cioè Licciardi, io ci ho giocato insieme, Bruno anche lo conosce bene, è un giocatore impressionante. Granata fa gol sempre. Penso che sia un momento così, anche possono essere un po' scarichi, un momento anche un po' sfortunato. Comunque le due partite che hanno pareggiato con la San Giovannese e perso in casa con Pisa, mancava Licciardi, e io so dall'anno scorso cosa vuol dire giocare con o senza Licciardi. Sì, diciamo che probabilmente una serie di circostanze li hanno portati a fare qualche risultato brutto. Ora hanno un calendario, tra virgolette, un pochettino più agevole, nel senso che, me l'ha detto poco fa, mi pare che giochino contro Terranuovese e Pistoia, due partite abbordabili sulla carta, anche se da affrontare con la giusta concentrazione, e poi avranno il derby col Castellamonte e Prato in casa. Io penso che alla fine il Castellamonte, sia il Castellamonte che il Bra, le due piemontesi, andranno ai playoff. Penso che l'Imola possa mollare. Speriamo di battere l'Imola e quindi fare un piacere al Bra questo weekend, questo sabato. Io davvero mi auguro di vederli ai playoff, perché ho tanti amici a Bra. Bussetti secondo me sta facendo una stagione strepitosa, lo stesso Borelli è fortissimo, Golè. Ho tanti amici a Bra e spero che non posso che augurargli il meglio. Per quanto riguarda quei C2, sì, ho guardato qualche partita lunedì sera anche con Bruno. La Gembusca sicuramente è giovane interessante, ha fatto un bellissimo lavoro. C'è un altro mio ex compagno che è Zambullin, che è un portiere categoria superiore. Spero un giorno di poter giocare ancora con lui, perché poi è un ragazzo splendido. Penso che loro saliranno di categoria. Non so se direttamente, perché l'Atletico TV è davvero una corazzata per la C2. Anche se ieri ha pareggiato, la Gemma ha vinto, sono a 4 punti. Comunque tramite i playoff penso che possano salire. Devo fare i complimenti anche per il progetto che sta facendo il Time Warp, dove giocano altri miei ex compagni come Delicia e Ferrante. Cioè, sono ragazzi che conosco bene, come Sichera, un Seminara, un altro quartetto decisamente interessante quello. Penso che stiano cercando la giusta amalgama ancora, ma sono fiducioso per il futuro. Anche loro potranno dire la loro sicuramente nei playoff. Spero che i miei amici del Villaggio della Fonte, dello Scarnafigi, si possano salvare, che sono un attimino nella retrovia della classifica, però gli auguro che si possano salvare. In C1, sì, Savigliano gioca il sabato come noi la C1, quindi non ho mai avuto la possibilità di vederla, però stanno facendo un signor campionato. Ho parlato qualche settimana fa con Ternavasio, sono contenti, c'è anche da dire che loro praticamente quest'anno sono senza allenatore, hanno un preparatore atletico che li gestisce i cambi, quindi penso che stiano facendo molto bene, ma ci siano ancora tanti margini di miglioramento, perché anche lì ci sono dei ragazzi sicuramente interessanti e qualcuno da fuori davvero bravo, qualche giocatore da fuori davvero bravo. Quindi penso annata positiva per tutte le cunesi, sperando che appunto qualcuno faccia il salto di categoria. Allora, in questi mesi i maligni hanno parlato spesso della situazione di Gomez, nel senso che lui dove va vince e poi dopo cambia, va da un'altra parte, fa un altro progetto, vince e cambia, va da un'altra parte. Possiamo sfatare questo tabù dicendo che Carmagnola, almeno per il prossimo anno in A2, sarà ancora la casa di Gomez? E voi cosa vi augurate? Insomma, una panoramica, seppure ancora presto, sulla prossima stagione. Diciamo di sì, no? Anche perché lì non lo so chi ha detto, perché lui ha fatto 8 anni ad Aosta e poi è venuto qua, quindi qua in Italia è la sua seconda squadra, diciamo, no? Lui ha fatto 8 anni di là, che ha vinto 3 Serie B, 1 Scudetto Under 21, 2 Scudetto Under 18.
tanti semifinali di Coppa Italia. Diciamo che sicuramente lui qua hai un progetto magari anche di salire in A1. Ovvio che bisogna vedere anche la situazione della società, no? Perché non è neanche facile, anche perché A2 non è che è costo, anche sono tanti in più, no? Anche perché con questa squadra sicuramente che abbiamo oggi, sicuramente abbiamo una buona possibilità di fare una 2, ma sicuramente non per salire. Quindi magari ci serve anche uno, due o tre rinforzi, quindi c'è anche questo, ma secondo me è un progetto a lungo prazo, a lungo termine, diciamo. Ultima cosa da parte mia, poi non so se andrà altre domande, per tutte e due, per l'anno prossimo c'è una squadra in particolare che vorreste affrontare? Ovviamente il campionato da due deve ancora finire, quindi bisogna vedere tutti i verdetti, ma delle squadre più possibili, ce n'è una che vorreste affrontare in particolare, perché potrebbe essere una sfida divertente, interessante? Ovvio che sicuramente per me è la ex squadra, no? Ad Aosta secondo me sono terzi, quindi non salgono perché le voci girano che non vogliono salire, vogliono fare playoff ma non per salire, quindi sicuramente il prossimo anno saranno in A2. Quindi secondo me sarà bello giocare lì di nuovo, sai, magari rivederci gli amici, rincontrare loro. Secondo me per me sarà quella partita la più importante, la più, sai, diciamo, più emozionante, diciamo, perché ce l'ho tanti amici di là, sento sempre, ho parlato anche ieri con Turello, con Barcellos, quindi ho degli amici lì, sarà secondo me abbastanza bello, diciamo. Io sì, ho il Vicenza, ho il Vicenza perché li abbiamo affrontati lo scorso anno in Coppa Italia, mi hanno impressionato, mi hanno fatto paura quel giorno lì, è vero che era un martedì, a noi avevamo delle mancanze, non eravamo al 100%, però quei giorni mi hanno fatto paura e vorrei riaffrontarli e vedere come finirebbe questa volta. Speriamo di poterli affrontare il prossimo anno, perché loro sono in alto in classifica, non so se abbiano intenzione di salire oppure no, ma sono ai vertici. Mi piacerebbe riaffrontare loro. E se posso aggiungo che mi sono dimenticato, i complimenti all'Asti Under 21 che ha vinto la Coppa Italia, appunto, di Under 21. Sono tanti amici con cui ho avuto la possibilità di fare anche qualche torneo estivo: Casassa, Celentano, Fazio, Cannella e due amici brasiliani suoi, che sono Bonaventura e Giulio D'Olivera, che sono stati veramente strepitosi, hanno vinto uno scudetto, forse non essendo i più forti in finale. E appunto volevo fargli i complimenti perché è un traguardo storico per una società piemontese, per una società come l'Asti, che aveva investito tanto per poter vincere anche con l'Under 21, però sono ragazzi che penso che se lo meritino, quindi complimenti a loro. Bene, allora, innanzitutto ringraziamo Francesco e Bruno per essere venuti qua in trasmissione da noi a trovarci, gli auguriamo in bocca al lupo per la Coppa Italia e per il proseguo del campionato, e chiudo con una promessa che vi farà piacere: prossimo anno non verrò a vedervi, visto che l'unica volta che sono venuto avete pareggiato, non verrò, ditelo anche al Presidente, se vuole pagarmi per stare a casa io sono d'accordo. Bene, grazie ancora e in bocca al lupo. Ricordo solo in chiusura che nel numero, penso quello di marzo o quello di aprile della rivista Idea, ci sarà uno speciale sulla promozione del Carmagnola in Serie A2. Allora grazie e complimenti.